Allora, venendo direttamente al tema di oggi, nella relazione priva di note, sono limitato al riferimento alle citazioni dirette e poi nel testo che verrà pubblicato, saranno così, risulta più agevole anche la lettura. Allora, tra i vari linguaggi della società civile che la Chiesa è chiamata ad ascoltare attentamente, discernere e interpretare, sapendoli giudicare alla luce della parola di Dio, così si esprime la Gallica molto spesso, occupa un posto privilegiato, quello giuridico, in quanto peculiarmente idoneo a realizzare uno scambio vitale tra la Chiesa e le diverse culture dei popoli, che può contribuire a svelare più appieno la natura dell'uomo, aprendo nuove vie verso la vita. Una relazione feconda tra diritto della Chiesa e diritto secolare è però possibile solo muovendo dal presupposto comune che le norme giuridiche trovino fonte nella correlazione tra ragione e natura, come è stato evidenziato da Benedetto XVI nel discorso del 22 settembre 2011 a Berlino. Contrariamente alle grandi religioni, così si esprimeva il Papa, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto. Ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella ragione creatrice di Dio. L'ordinamento della Chiesa, nel suo evolversi nello spazio e nella storia, non è mai stato, né avrebbe potuto esserlo, indifferente all'esperienza giuridica delle società civili, anche perché i Christi Fidelis sono al tempo stesso cives, chiamati a cooperare nel rinnovamento dell'ordine temporale, nel rispetto integrale delle leggi a questo proposito, nelle svariate condizioni di luogo, di tempo e di popoli in cui essi. Dal punto di vista storico è un dato di fatto incontestabile l'apporto dell'esperienza giuridica delle società civili alla formazione e allo sviluppo del diritto canonico, il quale ha sempre vagliato e recepito concettualizzazioni e categorie giuridiche secolari, specie si individuate come indeclinabili principi regolanti la vita di relazione ed espressione di quell'aspetto essenziale della giuridicità di una norma che è la rispondenza alla retta razza, ovvero, per usare un termine caro alla tradizione canonica, la rationalitas. La Chiesa nei primi secoli non solo è vissuta e si è organizzata utilizzando gli strumenti del diritto romano, ma dalla civiltà romana, come è stato incisivamente rilevato da Paolo Grossi, essa ha ricevuto il sentimento della rilevanza del diritto e di conseguenza la persuasione del diritto come cemento sociale, come garanzia di incisività nella storia e, perché no, come strumento potestativo. Il diritto canonico non ha esitato a recepire quindi una normativa ad esso esterna, nonostante fosse prodotta per disciplinare una realtà sociale anteriore ed estranea alla realtà ecclesiale, e perciò dotata di note caratterizzanti proprie e modellata su una tipologia profondamente diversa, se non addirittura antitetica nei suoi stessi principi informatori. L'ordinatio ad unum delle due potestà supreme della società medievale, produttrici di due distinti corpi normativi, tra loro in linea di principio reciprocamente indifferenti, in quanto disciplinanti rispettivamente la sfera spirituale e quella temporale, implicava uno stretto legame tra norme canoniche e norme imperiali, costituenti insieme lo ius comune, risultato dell'inevitabile coordinazione riassunta dai giuristi medievali nell'incisiva espressione
utrumque ius. E non solo, la storia del diritto moderno mostra innumerevoli e multiformi interrelazioni, non solo normative ma anche dottrinali, necessariamente scaturenti dall'unità di fondo dell'esperienza giuridica di cui sono protagonisti coloro che al tempo stesso, come si è detto poc'anzi, sono Cives e Christi Fidelis. Basta pensare all'incidenza che ha avuto nella risoluzione di procedere alla codificazione del diritto canonico all'alba del XX secolo l'idea di codice moderno affermatasi in ambito secolare, con gli inevitabili esiti, anche negativi, correlati alla difficoltà di tenere separata quest'idea dalle ragioni culturali che l'avevano sorretta negli ordinamenti statuali. Prima tra tutte, quella della tendenziale esclusiva riconduzione dell'esperienza giuridica a quella che in realtà ne costituisce solo un momento, cioè la produzione normativa, con la conseguente riduzione dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale alle esigenze del testo codiciale, con l'ulteriore inevitabile strascico, e cito il professor Locastro, della mortificazione in fatto all'interno della Chiesa di ogni attività sapienziale che mirasse a discernere il trascendente fondamento del diritto e della giustizia da chiunque tale attività fosse svolta e la negazione sempre di fatto della sua forza propulsiva della società ecclesiale. Venendo direttamente al codice vigente, l'influenza del diritto secolare si è prodotta sicuramente su alcuni aspetti strettamente tecnico-giuridici, interessanti diversi settori dell'ordinamento canonico. Si possono ricordare, per quanto concerne le persone fisiche, l'abbassamento dell'età, della maggiore età a 18 anni, canone 97, oppure il computo dei gradi di parentela e affinità, così come disciplinato dai canoni 108 e 109, che hanno recepito, come però già faceva il diritto canonico orientale, un criterio di ispirazione romanistica abbandonando quello di origine germanica. Nell'ambito delle persone giuridiche è di ispirazione civilistica la loro distinzione in pubbliche e private, come pure la disciplina delle associazioni private non riconosciute di cui al canone 310. Ad elaborazioni del diritto dello Stato si può ricondurre la previsione degli istituti del silenzio rifiuto e del silenzio rigetto nella disciplina degli atti amministrativi canonici. Ancora, nell'ambito del diritto processuale, l'ampliamento dello spazio riconosciuto al diritto di difesa delle parti e la correlata previsione degli strumenti volti a tutelarlo recepiscono istanze ed esigenze avvertite come indeclinabili nei sistemi processuali secolari e nella sensibilità dell'uomo moderno. Qui, secondo me, si dovrebbe aprire un ulteriore approfondimento su quanto incideranno categorie secolari circa il diritto di difesa nell'ambito penale nei processi penali canonici che cominciano ad essere di interesse pratico notevole. Nella stragrande maggioranza dei casi si svolgono mediante lo strumento del processo penale amministrativo che, come sappiamo, ha una scarsa disciplina codicistica e quindi o si elabora una giurisprudenza che è conoscibile all'interno dell'ordinamento canonico per poter fare questo approfondimento, altrimenti siamo costretti a fare riferimento a categorie tipicamente secolari, non credo sarebbe un'operazione adeguata per esprimere la realtà del diritto della Chiesa, ma su questo aspetto tornerò poi nell'ambito penale. Si tratta di un genere di scelte che non pongono particolari questioni e che si collocano sul solco della secolare compenetrazione e del reciproco arricchimento tra diritto canonico e diritto secolare, che tuttavia in epoca medievale aveva trovato il logico presupposto, pur a fronte di contrapposizioni dialettiche
e a rivendicazioni di supremazia di una potestà sull'altra in un concetto unitario di diritto, radicato sulla derivazione divina del diritto naturale, conoscibile e interpretabile attraverso la ragione umana. Con il venire meno di questo concetto unitario in epoca moderna, correlato alla secolarizzazione del diritto naturale e alla riduzione della giuridicità in ambito secolare al sistema normativo positivo, cessa la condivisione di struttura e di pensiero. Struttura di pensiero e di metodologia, e del diritto della Chiesa non può che prendere atto della necessità di un vaglio ancora più attento delle regole di giustizia che l'uomo si dà nella società civile, alla luce dei principi che presiedono alla dinamica dei rapporti intra-chiesa. In questo senso ci si dovrebbe interrogare sull'incidenza culturale che ha avuto nella vita dei fedeli la sostanziale annessione all'ordinamento dello Stato della disciplina della separazione dei coniugi manente vincolo, pur formalmente riservata dal canone 1671 alla cognizione del giudice ecclesiastico, ma poi sempre trattata dal giudice secolare in forza delle eccezioni di cui al canone 1692, paragrafi 2 e 3, e per quanto concerne l'Italia, dall'articolo 55 del vigente decreto generale della CEI sul matrimonio canonico. La pratica costante di queste eccezioni, divenuta regola scontata, non trova più ragione in una condivisa visione di matrimonio che la giustifichi, mentre è evidente quanto l'idea della provvisorietà del vincolo matrimoniale, accentuata ulteriormente dalla previsione dell'ordinamento italiano della cosiddetta separazione in via amministrativa, dove addirittura non interviene ancora più il giudice dello Stato, quest'idea di provvisorietà sottesa alla disciplina civilistica influenzi e formi la mensa dei fedeli. Più in generale, l'incidenza indiretta esercitata culturalmente dal diritto secolare su temi che negli anni post-conciliari e anche dopo la codificazione del 1983 hanno trovato vasta eco nell'ordinamento della Chiesa, sia attraverso la mediazione del Magistero, sia attraverso la riflessione della canonistica, impone di considerare il rischio non tanto che penetri nel diritto della Chiesa qualche elemento contrario al diritto divino, cui proprio con riferimento al diritto secolare pone formalmente argine, anche se non era necessario dal punto di vista romano, il fondamentale principio richiamato dal canone 22. Quando piuttosto che si insinuino elementi coerenti con l'assetto complessivo dell'ordinamento. Si pensi ad esempio al tema dei diritti umani, il cui sviluppo nell'ordinamento canonico esprime un'attenzione, se così si può dire, di riflesso rispetto allo spazio che ad essi hanno dato l'ordinamento internazionale e i diritti statuali, la cui incidenza sullo sviluppo normativo canonico è stata determinante. Basti citare per tutti le vicende del diritto alla privacy enunciato dal canone 320 e dalle declinazioni che esso ha ricevuto ad opera delle conferenze episcopali nel diritto canonico particolare, il quale un intervento in genere di natura legislativa e non meramente esecutiva ha sviluppato un'ampia disciplina chiaramente informata anche nella terminologia utilizzata a distanza e sensibilità sviluppatisi nell'ambito dei diritti statuali. Addirittura le conferenze episcopali in Europa in genere non hanno neppure approfittato degli spazi che il diritto europeo consentiva, consente alle confessioni religiose di una disciplina autonoma e staccata dai parametri strettamente statuali. Ho partecipato recentemente ad un convegno di costituzionalisti dove dovevo parlare della genesi storica dell'articolo 7 della Costituzione italiana e proprio con riferimento al primo comma della Costituzione, dell'articolo 7, distinzione tra i due ordini indipendenti e sovrani di Stato e Chiesa, ho sollevato la
questione, dal mio punto di vista, l'applicazione, la pretesa dello Stato di applicare alle confessioni religiose la normativa europea sulla privacy, che incide profondamente sui rapporti tra fedeli e autorità gerarchica, contraddice un principio fondamentale della Costituzione, che è quello della separazione dei due ordini, e potrebbe sollevare, secondo me, dei profili di incostituzionalità. E tra i presenti non ho ricevuto grandi obiezioni sul momento. Cioè, sì, effettivamente è una strada, un aspetto che andrebbe approfondito. Scusate per questa digressione, ma mi sembrava utile, perché vedo come anche nella dottrina secolare si riconosca una fisionomia propria delle professioni in quest'ambito che meriterebbe una considerazione normativa diversa da quella che finora è stata data. Ecco, tornando al tema dei diritti umani, il fatto che l'attenzione della riflessione giuridica secolare sui diritti umani fosse sorta in un contesto storico segnato da una progressiva secolarizzazione della società e della cultura e caratterizzato da una rinnovata fiducia nel valore assoluto della ragione, di una ragione che pretendeva di emanciparsi dal principio di autorità, aveva indotto la Chiesa ad assumere posizioni di estrema cautela nei confronti della categoria filosofico-giuridica dei diritti fondamentali dell'uomo, che solo con il Concilio Vaticano II potevano ritenersi definitivamente superate. San Giovanni Paolo II non solo è giunto a definire la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 48 una vera pietra miliare sulla via del progresso morale dell'umanità e una delle più alte espressioni della coscienza umana del nostro tempo, ma evidenzierà che la sua prima adozione alla Rota nel 79, quindi esattamente 40 anni fa, il ruolo del diritto canonico nel favorire il superamento dell'individualismo, portando l'uomo, e cito testualmente la rivoluzione, all'affermazione di sé come genuina socialità, mediante il riconoscimento e il rispetto dell'altro come persona, dotata di diritti universali, inviolabili e inalienabili, e rivestita di una dignità trascendente. In questa prospettiva, se i contenuti dell'etica, dell'economia e del diritto sono per i cristiani quelli comuni a tutta l'umanità e quindi non è necessario di per sé impegnarsi accanitamente a costruire contenuti specificamente cristiani in ognuno di questi ambiti, nel diritto canonico l'affermazione dei diritti umani non sfugge per molti versi alla problematica che essi suscitano per la scienza giuridica moderna, nella loro duplice dimensione, quella formale della loro esistenza previa a qualsiasi positivazione e quella materiale dei beni essenziali che ne costituiscono l'oggetto. Va tuttavia rimarcata una radicale differenza di prospettiva tra la visione propria delle storiche dichiarazioni o degli ordinamenti statuali di ispirazione liberale è quella che ne propone il Magistero della Chiesa, per il quale essi si radicano oggettivamente nella dignità propria di ogni essere umano, che è uguale a ogni persona e che può essere colta già con la ragione, così il Vaticano II. La fonte ultima dei diritti umani non si colloca nella mera volontà degli esseri umani, nella realtà dello Stato, nei poteri pubblici, bensì nell'uomo stesso e in Dio, il suo creatore. Sebbene molti di questi diritti, coessenziali alla costruzione di un giusto ordine sociale, non possano trovare realizzazione né tantomeno adeguata tutela in un ordinamento come quello canonico, profondamente diverso da quelli secolari, ed è privo della capacità di coazione dello Stato, nella Chiesa non hanno giuridica rilevanza unicamente i diritti e i doveri strettamente ecclesiali, propri dei fedeli, ma anche i diritti naturali dell'uomo in quanto tale.
essi tuttavia possono assumere rilevanza canonica alla condizione che deve rispettare ogni diritto che pretenda spazio in un sistema normativo, e cioè che essi non compromettano quelle esigenze, chiamato prima, di logica coerenza tra tutti gli elementi che concorrono a costituire la normativa ecclesiale in un ordinamento giuridico. Le relazioni intersoggettive tra i fedeli, anche quelle riguardanti i diritti umani, sono infatti essenzialmente relazioni di comunione che non si collocano su un piano meramente naturale, che pur senza annullarlo esse trascendono ed elevano. L'irrinunciabile tutela aperta, attiva, armonica dei diritti dell'uomo fedele può dispiegarsi unicamente in sintonia con quelli della comunità ecclesiale, secondo i paradigmi di un modello di integrazione tra lo sviluppo ordinato della società e la realizzazione della personalità del cristiano in una comunità di fede, speranza e carità. Pensiamo al diritto di libertà religiosa, più volte qualificata dal Magistero come diritto fondamentale dell'uomo, che tuttavia all'interno dell'ordinamento canonico non può che configurarsi in coerenza con i tratti essenziali della natura della Chiesa. È evidente, o quantomeno dovrebbe essere, forse è il caso di ricordare questa evidenza, che il fedele non possa vantare all'interno della comunità cristiana la libertà di professare qualsiasi credo o di non professarne nessuno, la quale sarebbe incompatibile dal punto di vista logico con la professio fide che unisce nel vincolo della comunione tutti i membri della Chiesa, e perciò inesorabilmente coerente sarebbe un'idea di libertà religiosa così come affermata in ambito secolare, in ambito canonico, sarebbe inesorabilmente incoerente con il complesso dell'ordinamento che invece tale comunione è volto a garantire. Se il rispetto del diritto di libertà religiosa del diritto secolare implica la non ingerenza da parte dello Stato nelle scelte religiose dell'individuo, nel diritto canonico esso si traduce nella radicale illegittimità della previsione di qualsivoglia tipo di coazione volta a far entrare l'uomo nella Chiesa e nella necessità che i mezzi di tutela della comunione ecclesiale siano conformi alla natura della Chiesa e rispettosi della dignità dell'uomo. Per altro verso, la vigenza dei diritti umani nell'ordinamento canonico non solo condiziona e limita gli effetti del rinvio che le norme canoniche fanno al diritto secolare, ma obbliga l'utilizzo di regole ermeneutiche da applicarsi anche al diritto canonico. Un chiaro esempio di questa dinamica può ricavarsi, a mio avviso, dalla disciplina dei rapporti di lavoro, per il quale il canone 1286 primo rinvia anche alla legislazione civile in materia, etiam anche alla legislazione civile, ma iuxta principia ab ecclesia tramita. Il disposto obbliga chi gestisce tali rapporti in ambito ecclesiale, che potrebbero essere instaurati anche con soggetti non battezzati, a rispettare i diritti che il Magistero qualifica come irrinunciabili nell'ambito di ogni rapporto di lavoro, a prescindere dal loro riconoscimento da parte della legislazione civile che pure è richiamata. Questo vale per il diritto ad una giusta remunerazione, ribadito anche dal medesimo canone 1286. Il diritto al riposo, specie nei giorni festivi, il diritto ad ambienti di lavoro e a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale, il diritto che venga salvaguardata la propria personalità sul luogo di lavoro senza essere violata in alcun modo nella propria coscienza o nella propria dignità, il diritto a convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie, il diritto alla pensione nonché all'assicurazione per la vecchiaia, la malattia e in caso di incidenti collegati alla prestazione lavorativa, il diritto a provvedimenti sociali collegati alla maternità, il diritto di sciopero. È un'elencazione che traggo dal Magistero, poi nella relazione troverete i riferimenti concreti, non sono
elaborazioni del relatore, ma proprio citazioni dirette del magistero. Ecco, il riferimento appena fatto al canone 1286 ci introduce nella complessa problematica della rilevanza che può assumere il diritto secolare nella comunità ecclesiale in ragione di una espressa scelta del legislatore canonico che adesso rinvii per la disciplina di determinate fattispecie. Nell'ambito degli ordinamenti secolari, tra gli strumenti mediante i quali assumono rilevanza i valori giuridici riconducibili a fonti ad esse esterne, vi sono le cosiddette norme di conflitto, costituenti diversi sistemi di diritto internazionale privato, che fissano condizioni e limiti per l'applicazione del diritto straniero, cui l'ordinamento statuale può rinviare per la disciplina di fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità rispetto al territorio o alla popolazione dello Stato e al tempo stesso da elementi di collegamento con il territorio o la popolazione di altri Stati. Tali norme possono riguardare l'ambito processuale, esprimendo criteri di riparto della competenza giurisdizionale, oppure l'ambito sostanziale, quando individuano il diritto applicabile alle fattispecie considerate. Ad essi si aggiunge la previsione del riconoscimento di pronunce giudiziarie o provvedimenti stranieri, da cui pure discende la rilevanza di norme prodotte da fonti esterne all'ordinamento che tale riconoscimento consegue. Le categorie concettuali elaborate in sede civilistica, dove peraltro si utilizza una terminologia non sempre caratterizzata da univocità di senso, possono senz'altro essere utili per l'analisi delle modalità e delle questioni poste dalla rilevanza che anche il diritto canonico può attribuirsi al diritto prodotto da fonti ad esso esterne. In ragione tuttavia della diversità dei presupposti dogmatici cui sono informati rispettivamente l'ordinamento della Chiesa e quelli degli Stati, è necessario evitare una trasposizione indiscriminata di parametri che non sempre si attagliano alla peculiare natura della società Christi Fidei. Il sistema di relazioni con lo ius civile, intendendo per tale un complesso variegato di fonti, non limitate al diritto statuale, ma comprendente anche quelle infrastrutturali o sovranazionali, è connotato nell'ordinamento canonico da una marcata atipicità, così la chiama Gerardina Mora, rispetto ai caratteri che accomunano i sistemi di rinvio tra ordinamenti statuali, e si presenta in termini più articolati e complessi. Non fosse altro perché il diritto internazionale privato degli Stati è volto a disciplinare fattispecie contemplate da ordinamenti sì diversi, insistenti su territori e sudditi diversi, che tuttavia hanno la medesima natura e in genere reciprocamente si riconoscono. Quello della Chiesa, invece, pur vantando i tratti della giuridicità, ha caratteristiche del tutto peculiari e non sempre riceve riconoscimento dagli ordinamenti statuali, pur venendo a coincidere l'ambito territoriale e in parte quello personale su cui viene ad insistere la rispettiva sovranità. La scelta degli ordinamenti secolari di non chiudersi in se stessi, ma di aprirsi per la disciplina di fattispecie transnazionali a valori giuridici stranieri è in genere una scelta di opportunità, ispirata ad esigenze di certezza del diritto, con cui contrasterebbe la mancanza di uniformità internazionale di soluzioni. Ma non è una scelta necessitata, in quanto la forza della sovranità su cui essi sono fondati, intesa come potere esclusivo di governare il proprio territorio e la popolazione che vi si trova, potrebbero decidere di ignorare gli elementi di estraneità che caratterizzano la fattispecie in questione, sottoponendola esclusivamente alla disciplina dettata dal diritto interno. Inoltre, il rinvio al diritto straniero non comporta sempre e comunque una recezione dello stesso nell'ordinamento richiamante, nel quale si produce in tal caso un diritto materiale conforme al diritto richiamato, ma può anche sostanziarsi in una delimitazione della sfera di competenza dell'ordinamento richiamante. Avviene così anche nell'ordinamento della Chiesa, dove il rinvio allo ius civile muove innanzitutto dalla missione dell'esistenza di due sfere di competenza,
competenze, rispettivamente canonica e secolare, che implica il riconoscimento del potere dell'autorità secolare di produrre norme nelle materie che la Chiesa ritiene sì rilevanti, ma non a sé riservate, le quali proprio per questo varranno come mere norme civili, conservando il valore da esse posseduto nell'ordinamento di provenienza di cui continuano a far parte senza mutarsi in norme vigenti nell'ordinamento della Chiesa. Si sostanziano cioè in precetti del tutto estranei al suo sistema che la Chiesa riconosce siano legittimamente destinati a regolare materie di cui essa medesima si disinteressa e non ambisce in alcun modo disciplinare, né tantomeno sulle quali reclama di imporre la sua disciplina agli Stati. A ciò si aggiunga che a fronte della rivendicazione di un ambito esclusivo di competenza irrinunciabile in quanto radicato sul diritto divino, così come individuato nel progressivo ed inesausto processo di approfondimento, per il quale nessuno spazio può essere riconosciuto allo Stato, il codice dell'83, conformemente agli insegnamenti del Concilio Vaticano II, esprime da un lato un più positivo apprezzamento delle istituzioni civili e dall'altro la rinuncia a rivendicare qualunque potere giuridico su di esse. L'analisi delle questioni poste dalla rilevanza del diritto secolare nell'ordinamento canonico può essere condotta sia approfondendo aspetti strettamente teorici, quali in primo luogo l'individuazione della ratio, o meglio delle rationes, sottese ai frequenti espressi richiami che il codice di diritto canonico fa alla jus civile, oppure la natura e le modalità operative delle norme di diritto, l'individuazione dei limiti in cui esso è applicabile nella comunità dei fedeli, sia nella più circoscritta prospettiva delle questioni concrete, quali ad esempio gli strumenti di accertamento del diritto applicabile e del suo contenuto, il regime probatorio cui tale accertamento è assoggettato, le regole ermeneutiche, applicando il diritto civile nell'ordinamento canonico, le regole ermeneutiche da utilizzarsi sono quelle canoniche o sono quelle che lo stesso ordinamento civile si dà. Per quanto riguarda il primo aspetto, va rilevato che il codice dell'83, diversamente da quello piano benedettino, che si limitava alla considerazione delle singole fattispecie per le quali disponeva un rinvio al diritto secolare, formula un principio di carattere generale nel canone 22, che è l'ultimo canone del titolo primo che il libro primo dedica alle leggi ecclesiastiche. Leges civiles, ad quasimus ecclesiae remittit, in iure canonico, isdem cum et fectibus servendum, quaterus iuri divino non sint contraria et nisi aliud iure canonico caverna. Nonostante l'esistenza di questo disposto di carattere generale, applicabile come esso recita allo ius ecclesi e quindi non solo ai rinvii operati dalle leggi universali della Chiesa, ma anche a quelli effettuati dal diritto canonico particolare e dal diritto consuetudinario, appare difficile individuare un disegno unitario sotteso ai diversi richiami che il legislatore canonico fa alla legislazione secolare. Ce ne possono contare circa un'ottantina nel solo codice, i quali tra l'altro non si esauriscono nel fenomeno noto come canonizzazione dello ius civile, al quale sembra fare riferimento il canone 22, ma possono assumere significati diversi e rispondere ad esigenze eterogenee. Numerose volte il riferimento al diritto secolare si traduce in quello che la dottrina giuridica secolare chiama rinvio per presupposizione, che costituisce in realtà il minimo della rilevanza delle norme di un ordinamento nei confronti di un altro. Tale forma di rinvio ha la funzione di identificare un determinato fatto così come qualificato da un altro ordinamento, che tuttavia costituisce la premessa per l'applicabilità di una norma canonica di cui tale fatto costituisce un elemento. Un rinvio di questo genere si ha ad esempio quando il codice menziona le autorità civili, come nel canone 377, paragrafo 5, che stabilisce che per il futuro non è concesso loro alcun diritto e privilegio nella scelta del vescovo,
o come nel canone 1405 che riserva a Romano Pontefice le cause riguardanti i capi di Stato, e ancora come nel canone 1152 paragrafo 2 che fa discendere dal perdurare per 6 mesi della convivenza coniugale senza interposizione di ricorso all'autorità ecclesiastica o civile la presunzione di condono della colpa al coniuge dell'utero da parte di quello innocente. In tutti questi casi la norma canonica, per individuare quali sono i soggetti cui si riferisce, presuppone quanto adeguato dispone il diritto dei diversi stati. Attraverso il rinvio per presupposizione può, a mio avviso, assumere direttamente rilievo del diritto canonico una norma civilistica di per sé contraria al diritto divino, che tuttavia non viene in considerazione come produttiva di effetti giuridici, ciò non sarebbe consentito dal canone 22, bensì assume rilievo un determinato fatto, così come individuato attraverso la norma. Si pensi in particolare al delitto di attentato matrimonio civile da parte di chierici o religiosi, di cui al canone 194, 194, eccetera. Per tale deve intendersi, a mio avviso, anche il matrimonio con persone dello stesso sesso, nel caso in cui esso sia ammesso dalla legislazione civile, come avviene in molti paesi europei. I disposti appena citati presuppongono appunto un fatto, il matrimonio civile, che però è individuabile solo attraverso norme dell'ordinamento secolare, le quali conservano una piena autonomia rispetto all'ordinamento canonico e mantengono inalterato il proprio contenuto prescrittivo e il proprio regime giuridico, anche se contrario al diritto divino. Oppure si pensa al canone 110, che attribuisce lo status canonico di figlio a colui che viene adottato a norma della legge civile, con la conseguente configurabilità dell'impedimento di rimente di cui al canone 1094, che dovrebbe, a mio avviso, considerarsi operante anche nei casi di adozioni posti in essere da coppie dello stesso sesso, uniti in matrimonio negli ordinamenti della Consiglio. Nessun rinvio invece, neppure per presupposizione, è praticabile per un'altra fattispecie problematica di grande attualità, che è quella dell'identità sessuale dell'individuo. Negli ordinamenti secolari il riconoscimento sempre più ampio del diritto dell'individuo all'identità di genere sta portando ad attribuire progressivamente minor rilievo agli aspetti prettamente biologici ed organicistici, a favore del maggiore spazio riconosciuto, specie in sede giurisprudenziale, all'autodeterminazione del soggetto nella realizzazione della propria identità sessuale, intesa come uno stato complessivo, frutto di una serie più ampia di fattori, tra i quali rientrano l'autopercezione dell'identità sessuale, il ruolo sociale, la cui realizzazione ed equilibrio devono essere agevolati dall'ordinamento, anche prescindendo in parte o del tutto dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari. Oggi è possibile in Italia chiedere la modificazione anagrafica del sesso senza che sia intervenuta, si sia intervenuta chirurgicamente, perché il soggetto ha diritto ad ottenere particolari condizioni, l'autorizzazione a effettuare l'intervento chirurgico, ma se poi non si la sente di effettuarlo, ma si riconosce nell'ambito di una determinata identità sessuale diversa da quella organica, può ottenere dallo Stato la ratificazione anagrafica. Con quello che ne consegue, ad esempio, in ordine poi al matrimonio. Il matrimonio tra persone organicamente dello stesso sesso in Italia è possibile, è sufficiente che sia diverso il sesso anagrafico. Questo aspetto forse non lo valutiamo, ma in Italia è così, è così in molti altri paesi. Ed è un matrimonio tra persone di sesso diverso, non un'unione civile. È un matrimonio tra persone di sesso diverso, per lo Stato. Per la Chiesa, invece, l'identità sessuale non è né potrebbe essere l'esito di una scelta normativa del legislatore secolare, che il diritto canonico non può in alcun modo recepire, in quanto espressione di una inaccettabile premessa antropologica. Ciò che viene espresso ed inteso con il termine gender, così diceva Benedetto XVI, come vedete non è un intervento del Papa Emerito
con riferimento al sinodo sull'Amazzonia. È un intervento di credenza del cristianesimo alla Via Romana, il famoso discorso della Via Romana del 2008. Ciò che viene spesso espresso e inteso con il termine gender si risolve in definitiva nell'auto-emancipazione dell'uomo dal creato e dal creatore. L'uomo vuole farsi da solo e disporre sempre ed esclusivamente da solo ciò che lo vuole. Ma in questo modo vive contro la verità, vive contro lo spirito creatore. Le foreste tropicali meritano sì la nostra protezione, ma non la merita meno l'uomo come creatura, nella quale è scritto un messaggio che non significa contraddizione della nostra libertà, ma la sua condizione. In alcuni casi la legge della Chiesa si limita a comandare o a comandare di osservare le leggi civili, che tuttavia non entrano a far parte dell'ordinamento canonico. Così è per l'obbligo dei membri degli istituti di vita consacrata di redigere, prima della professione perpetua, un testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile. Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, che devono essere costituiti in modo da poter ottenere, se possibile, il riconoscimento civile. Per l'obbligo degli amministratori dei beni ecclesiastici di curare che sia messa al sicuro la loro proprietà mediante strumenti civilmente validi e che l'inosservanza delle leggi civili non produca danno per la Chiesa. Per le disposizioni mortis causa a favore della Chiesa che devono osservare, per il possibile, le formalità del diritto civile. Più complesse questioni pone la cosiddetta canonizzazione del diritto civile, che muovendo dal presupposto che la fattispecie per la quale si dispone il diritto è assoggettata alla potestà legislativa della Chiesa, comporta che il legislatore canonico non proceda direttamente a disciplinarla, ma formi norme impianti, avendo cioè il medesimo contenuto delle disposizioni civili riguardanti tali fattispecie, del quale esso si appropria rendendole canoniche. Quanto avviene principalmente nell'ambito dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, per la quale il canone 1290 impone di osservare iure canonico quanto stabilisce il diritto civile circa i contratti in genere e in specie. Altri casi di canonizzazione delle leggi civili si hanno in tema di prescrizione acquisitiva e estintiva in forza dei canoni 197 e 1268, in tema di azioni possessorie ai sensi del canone 1500, in tema di transazione e giudizio arbitrale, ai sensi dei canoni 1714-1716. L'adozione di questa modalità di produzione normativa, da un lato, salvaguarda il principio di competenza esclusiva della Chiesa su ciò che riguarda la propria vita, perché non avviene alcun trasferimento di competenza al legislatore statuale, la cui determinazione normativa assume il rilievo dell'ufficio canonico esclusivamente in forza della volontà del legislatore della Chiesa, espressa nella norma di vita. Dall'altro, l'invio trova ragione nella considerazione pragmatica dell'opportunità che tali fattispecie trovino disciplina conforme nei due ordinamenti, senza lasciare spazio alla pratica inefficace cui andrebbero incontro le norme canoniche a fronte della diversa disciplina dettata dal legislatore secolare, il quale usufruirebbe di ben più efficaci strumenti coercitivi e quindi della possibilità di portarla ad effettiva esecuzione. In genere il rinvio non è statico o fisso, non viene cioè fatto il contenuto che la norma richiamata ha nel momento in cui viene formulata la norma richiamante, bensì è un rinvio dinamico, cioè aperto, non solo al contenuto diversificato nello spazio che le disposizioni richiamate possono avere, ma anche alle innovazioni che si potranno subire. E Dio infatti deve intendersi rivolto al diritto secolare, quale esso sarà l'ordinamento statuale al momento della sua applicazione in sede canonica. Io adesso passo ad alcune considerazioni della prospettiva appunto dell'incidenza del diritto secolare nell'ordinamento della Chiesa nell'ambito penale, soprattutto con riferimento alla normativa canonica sugli abusi sessuali commessi dai clerici. E in quanto laico mi consente anche un certo atteggiamento critico che spero possa essere accolto serenamente. È evidente che nonostante la permanenza della formale protezione sotto la rubrica del libro VI del delitto contra speciale supplicazione,
la Chiesa abbia acquisito nei confronti dei delitti previsti dal canone 1395, paragrafo 2, una rinnovata sensibilità, analoga a quella conosciuta in genere dal diritto penale secolare, il quale ha spostato l'attenzione dalla tutela della moralità pubblica a quella della persona offesa, specie se minore o in condizioni di personale fragilità. Il codice penale italiano, ad esempio, già nel 1996, ha unificato le fattispecie delittuose della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, collocando insieme al reato di atto sessuale femminile nell'ambito dei delitti contro la persona e non più nell'abrogato capo codicistico dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, cui erano in precedenza inserite. Il mutamento di prospettiva nell'ambito canonico è marcato da ultimo dal motu proprio di Papa Francesco, Possessus Lux Mundi, del 7 maggio, entrato in vigore lo scorso 1 giugno, che nel disciplinare procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini, impegna le autorità ecclesiastiche ad assicurare a coloro che si affermano vittime e alle loro famiglie un trattamento dignitoso e rispettoso, offrendo loro accoglienza, ascolto, accompagnamento, anche tramite specifici servizi, assistenza spirituale, assistenza tecnica, medica, terapeutica e psicologica. La precipua finalità di contrastare la piaga degli abusi mediante la previsione di azioni concrete ed efficaci che devono impegnare tutti nella Chiesa si traduce peraltro in disposizioni normative che non solo sostanzialmente ricalcano quelle proposte nell'ambito degli ordinamenti secolari, ma che formalmente obbligano l'autorità ecclesiastica ad una leale e reale collaborazione con l'autorità civile, dotata di strumenti coattivi di cui la Chiesa è priva. È emblematico in questo senso quanto prevede il motu proprio all'articolo 19, che è rubricato osservanza delle leggi statali. Leggo il testo dell'articolo. Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti. Il disposto, pur non canonizzando le leggi civili, ne sancisce la prevalenza su quelle canoniche, venendo così ad esprimere un principio, a mio avviso, diametralmente opposto a quello formulato dal canone 22, il quale, al dispiegarsi dell'efficacia delle leggi civili nella Chiesa, pone limite non solo del diritto divino, ma anche del diritto canonico nel suo complesso, che comprende, oltre alle leggi universali, anche quelle particolari, nonché il diritto consuetudinario, per il quale si afferma quindi una forza normativa prevalente su quella del diritto statuale richiamato al canone 2. L'articolo 19, invece, nell'imporre all'autorità ecclesiastica di osservare gli obblighi di segnalazione eventualmente previsti dal diritto secolare, non lascia spazio a scelte diverse da parte del legislatore canonico particolare, il quale non potrà statuire in difformità dall'ordinamento statuale che preveda a carico dell'autorità ecclesiastica obbligo di denuncia all'autorità civile. A questo specifico riguardo vorrei soffermarmi sulle, senza entrare poi nella relazione di domani di Monsignor Maturi, sulle determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori nelle linee guida per la tutela minori e delle persone vulnerabili pubblicate pochi giorni fa, cioè esattamente il 24 giugno. Pur rilevando che il diritto italiano non pone a carico dell'autorità ecclesiastica alcun obbligo di denuncia, nelle linee guida si evidenzia che sussiste comunque l'obbligo morale di presentare esposto alle autorità civili, qualora sia accertata la sussistenza del vulnus delicti. Va però notato che l'ordinamento italiano, per buona parte dei reati di abuso sessuale, pone come condizione di procedibilità la presentazione della querela da parte della persona offesa. Così è in particolare per la violenza sessuale su persona maggiorenne, oppure per gli atti sessuali con minorenne consenziente che abbia compiuto 14 anni, oppure 16, nel caso in cui vi sia con il minore una relazione di educazione e istruzione affidamento.
In tali casi, se la persona offesa non è disposta a presentare querela, che una volta presentata non può essere ritirata, non si comprende quale utilità e quale senso avrebbe l'esposto presentato dall'autorità ecclesiastica all'autorità civile, la quale non potrebbe poi procedere per assenza di querela da parte della persona offesa. Analoghe considerazioni possono farsi per il caso in cui la notizia dell'abuso provenga da terzi e non dalla vittima o dai familiari, magari non disposti ad entrare in contatto con l'autorità ecclesiastica. È ovvio che in tal caso non si avrà neppure l'espressa opposizione della parte offesa, qui le linee guida condizionano la possibilità di non inoltrare esposti ad autorità civile. L'incidenza del diritto secolare in tema di abusi sessuali è particolarmente evidente anche su un altro profilo. Il modo proprio del consensus lux mundi specifica in quali comportamenti consistano quelli che nel codice e nel modo proprio sacramentorum dignitatis tutela vengono genericamente definiti delitti contro il sesto precetto del Decalogo. Lo fa attingendo al diritto secolare, pur non richiamandosi espressamente ad esso. Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera A del modo proprio, si fa riferimento ai delitti contra sextum consistenti, e così specifica il modo proprio, primo, nel costringere qualcuno con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali. Poi il numero 2 e 3 precisa nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile, nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione, distribuzione anche per via telematica di materiale pedopornografico, eccetera. Io vorrei soffermarmi sul punto 1. Il punto 1 riprende ad lettera l'articolo 609 del codice penale italiano, che prevede e punisce il delitto di violenza sessuale commesso da chiunque con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Sono le stesse identiche. Il modo proprio attribuisce comunque rilevanza, oltre che alla violenza sessuale per costrizione, quella cioè commessa con l'uso della forza o delle minacce o con l'abuso di potere, anche a quella per induzione che si realizza nei confronti di una persona vulnerabile, quale deve ritenersi, l'articolo 1 paragrafo 2 del modo proprio dice, ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della libertà personale, che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere, di volere o comunque di resistere all'offesa. Anche qui trova ingresso nella terminologia canonica una categoria quale quella di persona vulnerabile sorta in contesti ordinamentali diversi e da essi mutuata. Queste scelte normative pongono diverse questioni. Innanzitutto sul piano tecnico. Ci si può chiedere infatti quale valore possa avere l'individuazione dei delitti contra sextum operata da modo proprio. Si tratta, come sembrano indicare le linee guida della CEI, di una sorta di interpretazione autentica del canone 1395, paragrafo 2, che però non è neppure citato proprio, che meglio precisa l'elemento materiale dei delitti contemplati dalle fonti precedenti, oppure ha una portata più limitata in quanto la precisazione rileva unicamente in ordine alla configurazione dell'obbligo di segnalare tali delitti all'autorità gerarchica superiore. Va in ogni caso rilevato che l'utilizzazione del concetto di violenza sessuale formulato dal diritto penale italiano non ne sottintende neppure implicitamente la canonizzazione, meno spero, non solo perché tale riferimento non è espresso, ma anche perché gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose considerate a partire dall'elemento soggettivo sono diversi nei due ordinamenti e potrebbero portare a qualificazioni divergenti del medesimo fatto, che va valutato e trattato secondo criteri propri dell'ordinamento canonico. C'è anche questa situazione. Noi, nell'ambito del diritto penale dello Stato, possiamo fare riferimento per l'interpretazione dell'articolo 609 alla giurisprudenza che definisce quali sono, cosa si intendono, atti sessuali. Canonicamente non disponiamo di giurisprudenza leggibile
E allora questi atti sessuali dobbiamo recepire la giurisprudenza secolare in quest'ambito, cioè paradossalmente verrebbe ad assumere il valore del precedente, il valore del precedente, in ambito canonico non riconosciamo il valore del precedente alle pronunce canoniche, ma dovremmo alla fine, se non formalmente, di fatto dare un valore del precedente. Della mia attività di difensore di un processo penale canonico dovrei attingere alla giurisprudenza dello Stato, visto che non posso attingere alla giurisprudenza canonica, che è un problema secondo me molto serio. L'impegno a collaborare con l'autorità civile, che trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e degli indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia, così si esprimono le linee guida CEI, non implica, non deve implicare un appiattimento del diritto della Chiesa sulla normativa secolare, ne deve far perdere di vista le dinamiche proprie dei rapporti intraecclesiali e soprattutto la ratio peculiare del sistema penale canonico, che come ha ricordato Papa Francesco nel discorso del 24 febbraio 2019 a conclusione dell'incontro con i presidenti delle conferenze episcopali sulla protezione dei minori, non può mai collocarsi nella prospettiva, cito testualmente Papa Francesco, del giustizialismo provocato dal senso di colpa degli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico. Il sistema penale della Chiesa è essenzialmente uno strumento comune, finalizzato non tanto a sanzionare, ma a recuperare quelle carenze di beni individuali e di beni comuni che si sono rivelate nel comportamento anti-ecclesiale, delittuoso e scandaloso dei membri del popolo. In questa prospettiva va rimarcato il principio fondamentale enunciato nel canone 1341, secondo cui la pena canonica può essere inflitta solo come extrema ratio, cioè solo quando si sia constatato che né con la punizione fraterna, né con la riprocessione, né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del re. Nella medesima prospettiva si colloca l'ulteriore opportunità impensabile del diritto secolare, prevista dal canone 1344, il quale, anche per i casi in cui sia stabilita una pena obbligatoria, consente al giudice, pro sua coscienza e prudenza, di astenersi da infliggere la pena, o infliggere una pena più mite, o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito. La preoccupazione di dare al mondo l'immagine di una Chiesa che, riconoscendo gli errori del passato circa la gestione dei casi di abuso, sia realmente impegnata a evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per ripetersi e perpetuarsi, non deve perciò tradursi in un indiscriminato ingresso di schemi e logiche proprie del diritto secolare, che potrebbero portare a intollerabili contraddizioni con la natura e le finalità dell'ordinamento canonico, bensì nell'uso prudente degli strumenti che a questo sono propri e che hanno sempre come fine ultimo la Sanctus Anonima. In altri termini, per usare il leitmotiv del linguaggio ecclesiale quotidiano, bisogna fare discernimento, che però non è una regola nuova, ma fa eco a un movimento antico, enunciato da Paolo nella lettera ai Romani, e che mi sembra particolarmente appropriato porre a conclusione di queste riflessioni applicandolo, perdonatemi l'azzardo esegetico che sicuramente faccio, al rapporto tra diritto della Chiesa e diritto secolare, non conformato alla mentalità di questo secolo, ma trasformatovi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Nolite conformare Uic secco. È anche questo un modo per la Chiesa di esprimere attraverso il suo diritto l'inesauribile novità e l'irriducibile speranza offerta dal Vangelo.